Dottoressa Chiapatti, come si svolge la visita dal medico estetico? La visita del medico estetico è il momento, a mio avviso, più importante, perché in quel momento si instaura il rapporto medico-paziente, che deve essere fatto di fiducia, soprattutto nei confronti del medico che ti propone dei trattamenti. Per proporre dei trattamenti, quelli più adeguati, bisogna partire dalle richieste del paziente e poi cercare di andare incontro alle richieste del paziente senza mai snaturare il viso del paziente. Io utilizzo una strategia che per me è molto efficace, che è quella di utilizzare un semplice specchio che do in mano al paziente e poi descrivo il viso del paziente spiegandogli che deve guardarsi. Certe cose, certe piccole ombre o certe piccole inesattezze del suo volto, io li noto perché è il mio mestiere, magari il paziente no, ma facendolo guardare nello specchio si rende conto di quanto io dico. Dopodiché i protocolli che si vanno a decidere si decidono insieme al paziente. Spesso i pazienti hanno delle richieste un po' curiose. Una di queste è quella di utilizzare una fiala, mezza fiala, una fiala e mezzo, ed è la richiesta che più in assoluto mi fa inorridire, perché il medico estetico deve essere padrone delle sostanze che ha in studio e che sa usare e deve essere padrone di utilizzarle al meglio, senza spiegare al paziente la quantità che va a usare, ma dove devono essere iniettati questi prodotti e in che modo vengono iniettati. Il risultato sarà sicuramente soddisfacente per il professionista, ma anche per il paziente, che se si affida ad un professionista esperto avrà dei risultati meravigliosi. Quali sono i trattamenti che lei esegue più di frequente? Allora, io come tipo di trattamento propongo molto spesso il full face. Cosa intendo e cosa si intende in generale per full face? È quello di utilizzare dei prodotti su tutto il viso e sul collo e il décolleté, che non vanno mai dimenticati. Perché lavorare su tutto il viso quando magari un paziente viene per una ruga nasogeniena? Perché bisogna mantenere sempre l'armonia dei volumi e l'armonia delle proporzioni. Quindi se io vado ad agire nell'arco periorale o a livello dell'arco zigomatico o a livello degli occhi, spesso non c'è correlazione con l'altra parte del volto e questo crea disarmonie e è una sensazione molto sottile, ma il paziente non è soddisfatto perché è vero, non ha più la ruga per cui era entrato nello studio, però non è così soddisfatto come quando invece segue il mio consiglio e lascia che io tratti tutto il viso con più sostanze. Quali sono i trattamenti che si possono combinare in un full face? Sono sicuramente dei trattamenti infiltrativi con acido ialuronico o con idrossiepatite di calcio. Sono trattamenti che vanno a modulare la forza muscolare con la tossina botulinica, sono trattamenti che possono andare a lavorare sulla parte ossea del volto, quindi andiamo a rivisitare l'ovale, quindi il bordo mandibolare o lo zigomatico malare. Lavoro sempre anche sul naso, che è un punto a volte dimenticato ma focale nel nostro viso, e per ultimo ma non in ultimo le labbra. Quali sono i casi in cui lei suggerisce il full face? In tutte quelle persone intorno ai 45-50 anni e oltre, in cui i volumi del volto hanno perso la loro naturale posizione. Mi spiego meglio. Quando si è giovani il viso ha il terzo superiore ben disteso, il terzo medio ben rappresentato con uno zigomo abbastanza evidente, una guancia tonica, e il terzo inferiore affusolato. Con l'età le proporzioni cambiano e quindi si ha la guancia che tende a cadere perché vince la gravità, perché la parte dell'ipoderma, che è una parte adiposa, con l'età va assottigliandosi e quindi il viso, anziché avere un bel V rivolto verso l'alto, abbiamo il V rivolto verso il basso, quindi la parte della mandibola si allarga e la guancia tende a scendere. Se noi andiamo ad invertire questi volumi riposizionandoli, il risultato è bellissimo.
Qual è l'età dei suoi pazienti? Si è ampliata molto. L'età dei pazienti attualmente è molto, la forbice è molto ampia, va dalle ragazze giovani, 18, 20, 25 anni, che in genere richiedono una rivisitazione del loro labbro perché lo vogliono più carnoso, più sensuale, fino alle persone decisamente più agee, io ho pazienti anche ultra ottantenni che vogliono comunque invecchiare con garbo. Un suggerimento che vuol dare a chi si approccia al medico estetico per la prima volta? È quello di intanto approcciarsi ad un professionista e quindi essere ben coscienti di quello che vanno a richiedere al medico e di lasciare che il medico proponga quello che è meglio per loro. A volte sembra che il medico non voglia eseguire quello che il paziente richiede o non voglia venire incontro alle richieste del paziente, ma spesso la richiesta del paziente non è così specifica, quindi andare a trattare un'unica ruga non risolve il problema. Se invece noi andiamo a trattare tutto il viso, quella ruga lì sparisce da sola.